great big story. Lente ed eterne lungo queste strade. Chi all'epoca aveva 20 anni come me non può dimenticare l'aria che si respirava, il clima di violenza e inquietudine, lo scontro quotidiano tra il bene e il male. Adesso le indagini si fanno al computer, tutto può essere tracciato e intercettato, e a commettere certi reati non ci pensa più nessuno. Ma all'epoca, per inseguire i criminali bisognava conoscere i segreti di questa città e ascoltarne i respiri. Di quegli anni ho un ricordo nitidissimo, scolpito nella memoria, come se fosse ieri. Perché le storie che sto per raccontarvi non sono le fantasie di uno scrittore e neanche il frutto della mia immaginazione. Sono accadute davvero, a Roma, 40 anni fa. Ci sono storie che cominciano dall'inizio, altre dalla fine. Questa comincia dall'attimo in cui è cambiato tutto. Da un tardo pomeriggio d'inverno, il 21 febbraio del 1975, nel cuore di Roma, in Piazza dei Caprettari. Sono anni di violenza politica e lotta armata, ma c'è anche chi fa il bandito alla vecchia maniera. Una rapina dal sapore romantico, il colpo della vita. Il 21 febbraio del 1975 alle 18 irrompono 3 persone nel centro postale. La rapina di Piazza dei Caprettari rappresenta il momento di massima evidenziazione del nuovo metodo criminale. La banda è mal informata, il basista evidentemente non ha fatto bene il suo lavoro, perché si pensa a un bottino favoloso, invece poi i banditi se ne andranno con 400.000 lire. Una somma ridicola rispetto all'impegno di uomini e di mezzi. Le guardie Rito Spagnolo e Giuseppe Marchisella tentano una reazione. Al secondo purtroppo va peggio, perché morirà qualche ora dopo, alle prime ore del mattino. Segue una seconda tragedia, perché 3 giorni dopo la fidanzata, che l'anno prossimo alle nozze, si uccide buttandosi dalla finestra. Terza tragedia, un ladro d'auto, un certo Tigani, Claudio Tigani, detto Topolino, che aveva procurato le macchine, perché si usavano ovviamente macchine rubate, no? Tenta di ricattarli, dice: visto che c'è scappato il morto, io rischio di più, voglio più soldi. Finisce ucciso e bruciato nella sua macchina. A Piazza dei Caprettari c'è ancora l'ufficio postale, ma nessuno si ricorda dell'agente Giuseppe Marchisella e della sua fidanzata, Clara Calabresi, vittime innocenti che vengono subito inghiottite dall'oblio. I nomi dei rapinatori invece finiscono sui giornali, una banda in cui spiccano 3 criminali dall'accento francese e dalla faccia da schiaffi. Li chiamavano la banda delle 3B. Perché le 3B? Per le iniziali dei capi, Jacques Brembert, Maffeo Bellicini, Albert Bergamelli o Bergamelli. Ma chi erano le 3B? Nuovi malviventi dalla faccia pulita o ruvidi criminali di lungo corso? L'unica cosa certa è che la rapina di Piazza dei Caprettari fu uno spartiacque per la criminalità romana, il baricentro di una storia dai contorni misteriosi, cominciata tanti anni prima e 900 chilometri più lontano da qui, dalla città eterna. A Marsiglia, il ventre marcio della Costa Azzurra. Marsiglia è sempre stata un approdo sicuro per i traffici di droga, un porto franco di commerci di ogni genere. Il nucleo di una tradizione criminale lunga decenni, che da quelle parti chiamano il milieu. Marsiglia è un centro nevralgico da sempre dei traffici. Basta pensare che dal 45 al 70 c'è stata la famosa French Connection. I francesi hanno inondato gli Stati Uniti di eroina. La French Connection, il valzer della droga proveniente dall'Asia che veniva raffinata a Marsiglia per essere smerciata in tutto il mondo. Per tanti anni l'Italia è stata a guardare.
Per non intralciare i traffici marsigliesi, Raffaele Cutolo cambiò le rotte del contrabbando di sigarette, deviando le sue barche verso l'Adriatico. Ed è a Marsiglia che avevano imparato a raffinare la droga i mafiosi siciliani, quelli che poi hanno assunto il monopolio del traffico di eroina dalla metà degli anni 70 in poi. I rapporti con la mafia in generale, con la criminalità italiana, sono sempre stati pessimi, anche se da sempre Cosa Nostra, soprattutto la Camorra, hanno sempre avuto basi molto forti a Marsiglia. Cosa Nostra capisce che il grande affare non è più solo quello della distribuzione della droga, ma della raffinazione. Per cui i marsigliesi, i chimici marsigliesi vengono importati in Sicilia per aprire le raffinerie. Ma c'era un uomo che aveva capito tutto, il giudice Pier Michel, che aveva collaborato con Giovanni Falcone, mettendo le mani sulla filiera della French Connection. Lo hanno ucciso per questo, nel 1981. Pare che questo giudice avesse sviluppato delle indagini che provavano l'alleanza tra la criminalità organizzata a Marsiglia e tre ambienti della società marsigliese, che sono l'imprenditoria, la finanza e la politica. Ma alle origini di questa storia no. Marsiglia era ancora la capitale della droga, il nido di una malavita a cui strizzava l'occhio perfino il cinema. Allora era veramente una terra di frontiera, cioè immaginiamo varie gang, la mala corsa, la mala locale, il sindacalismo corrotto, elementi di destra venuti dal Nord Africa, tornati dall'Algeria, era veramente campo di guerra e la malavita era assolutamente scatenata. Nei primi anni 60 ai movimenti indipendentisti algerini si contrappose anche l'Organisation de l'Armée Secrète, l'OAS, un'organizzazione paramilitare clandestina francese che annoverava tra le sue fila anche criminali comuni. In pochi anni l'OAS uccise più di 2000 persone. Molti appartenenti al milieu avevano avuto rapporti molto forti con l'OAS in Algeria ed erano sempre stati strumenti dei servizi segreti francesi. Per questo hanno sempre goduto di grande protezione. In quella polveriera che era la Francia degli anni 50 sono cresciuti i protagonisti di questa storia. Ma non era da tutti diventare un boss del milieu. Di conseguenza Berenguer, Bellicini e Bergamelli giungono in Italia perché lì non trovano spazio come avrebbero desiderato. Non riescono ad essere dei cosiddetti caid, quindi dei capi in grado di gestire il cosiddetto milieu. Così, a metà degli anni 60, la banda delle 3B approdò in Italia. Non erano ancora il clan dei marsigliesi, ma un gruppo di banditi vagabondi, scaltri e senza paura. Li accolse prima Torino, poi la Milano del boom economico. Il 15 aprile 1964 era un giorno qualunque a Milano, che in un attimo diventò come la Chicago di Al Capone. 8 individui armati fanno irruzione in una gioielleria utilizzando metodi gangsteristici che fino a quel momento si erano visti soltanto al cinema. E si portarono via 200 milioni, che allora era una cifra stratosferica. Ho visto due persone che arretravano. Io quando ho visto la pistola sono scappata, non ho più capito niente. Un personaggio mascherato con impermeabile chiaro che sventagliava verso l'alto. E continuava a sparare col mitra così. Anzi, dico la verità, ho creduto una scena da film. La rapina di via Monte Napoleone fu uno sfregio nel salotto buono della città, a due passi dalla questura. Il primo vagito dei marsigliesi, in un periodo in cui Milano era la culla del banditismo italiano. La polizia individuò i responsabili in pochi giorni e tra i nomi spuntò quello di Albert Bergamelli, figlio di un muratore italiano emigrato in Francia. Alle sue spalle una lunga storia criminale cominciata col controllo della prostituzione, un fratello ucciso per vendetta e altri colpi pronti, come una rapina a Via Veneto. Bergamelli venne arrestato a Torino, aveva Marsiglia dietro le spalle
e Roma nel destino. L'Italia del dopoguerra era un'Italia dove la criminalità era polverizzata, piccole bande, piccole paranze, finché a un certo punto, all'inizio degli anni 60, con la rapina di Via Monte Napoleone, cominciamo a scoprire che l'Italia diventa un terreno molto interessante invece per la criminalità organizzata che viene dall'estero, in particolare dalla Francia, dal sud della Francia, da Marsiglia. Quando lo vide al processo, Dino Buzzati descrisse così Albert Bergamelli. Smilzo, simpatico, che non si supporrebbe mai pericoloso. Il suo sorriso era insieme beffardo e bonario, come fosse matematicamente sicuro di sé e avesse nella manica non uno, ma tutti e quattro gli assi. La stampa chiamò i boss di Via Monte Napoleone i sette uomini d'oro, ricordando la rapina di Via Osoppo 6 anni prima. Con Bergamelli c'era suo fratello Guido e Jean Lemaire, alias Giuseppe Rossi, soprannominato il sindaco di Marsiglia, il cervello dell'operazione. I legami dei banditi con l'OAS portarono a ipotizzare che la rapina servisse ad alimentare un clima di paura in vista di progetti eversivi, anche perché inizialmente fu recuperato soltanto un decimo del bottino. Sono dei professionisti feroci, determinati, che sul mercato della criminalità sono, diciamo, una merce molto preziosa che può essere utilizzata anche per fare operazioni sporche che non siano esattamente solo criminali. Ed è da qui che bisogna partire nel ricostruire la storia del clan dei marsigliesi in Italia, cioè questa loro interazione con un certo tipo di politica sovversiva tesa alla conservazione di un assetto di potere. Bergamelli fu condannato a 8 anni e 6 mesi. Nel carcere di Alessandria riceveva centinaia di lettere d'amore, tra cui quelle di Felicia Cuozzo, la donna da cui avrebbe avuto una figlia. Nel 1967 lo mandarono in soggiorno obbligato in un paese del Modenese ed evadere per lui fu un gioco da ragazzi. Il percorso di Bergamelli poi continua per altre vie. Questo percorso però si interrompe quando poi viene arrestato nel 1971 a Torino. E dopo l'evasione, ancora una volta un'evasione dal carcere di Torino, giunge a Roma. Albert Bergamelli, Jacques Berenguer, Maffeo Bellicino. Tutti e tre con sulle spalle vecchie condanne per furti e rapine, ma senza alcuna voglia di nascondersi. Tutti e tre intenzionati a conquistare la piazza italiana, importando in una città in cui la criminalità era stata fino a quel momento sonnolenta, metodi gangsteristici di nuova modernità. Maffeo Bellicini era originario di Brescia, ma era cresciuto all'ombra dei boss della Costa Azzurra, occupandosi di droga, azzardo e prostituzione. Jacques Berenguer era ricercato dalle polizie di mezza Europa per 2 omicidi, uno dei quali compiuto a Roma. Mi ricordo che quando stavo alla squadra mobile c'è stato un omicidio vicino San Giovanni e si parlava di questo Jacques Berenguer che era ricercato, che proveniva da Genova, dove aveva ucciso anche una prostituta perché aveva parlato, e quindi che era uno che non ci pensava 2 volte a uccidere. L'avvento dei marsigliesi permise alla malavita romana di fare un salto di qualità e chi provava a ribellarsi faceva una brutta fine. Nessuno capì il loro meccanismo criminale, per cui avevamo questa criminalità ribalda, no? Che non rispettava più le regole, che andava all'assalto della ricchezza in questo paese con metodi assolutamente nuovi. Teniamo comunque conto che Roma non era una città vergine dal punto di vista criminale. La cocaina, ad esempio, anche prima dell'avvento dei marsigliesi, a Roma scorreva a fiumi. Attraverso il traffico di droga, le rapine e le estorsioni, la banda delle 3B diventò l'anello di congiunzione tra i delinquenti di strada e le gang sudamericane già presenti in città.
e la malavita romana cambiò sotto i nostri occhi. La criminalità romana era una criminalità, diciamo, di bassa lega, molto marginale, periferica, non era organizzata e non conosceva quel modo di vita che viene importato da Marsiglia. Ancora c'era il mito del saccagno, del coltello, le questioni si risolvevano a coltellate, il cacafuoco, la pistola era considerata con disprezzo, perché c'era ancora questo retaggio dei bulli di fine secolo, l'uomo decore, ed erano divise sostanzialmente in paranze, cioè piccoli gruppi di rapinatori, biscazzieri, molto strozzinaggio, un po', anche se non è mai stato un affare in grande stile, ma di sfruttamento della prostituzione, scammesse clandestine, contrabbando di sigarette che ancora andava forte, ma sostanzialmente divisi per quartiere. Berenguer, Bergamelli e Bellicini portarono a Roma carisma e sfrontatezza. E mentre il terrorismo politico metteva in ginocchio il paese, i marsigliesi sembravano vivere su un altro pianeta. Io sono gangster, quindi locali notturni, macchine di lusso, droga, belle donne, champagne, diceva vivere in fretta, morire giovane e avere un bel cadavere. Viver assetati di soldi per le strade della dolce vita, pirati che giocavano a fare il gentile. Il motto era: i soldi rubati non si contano, e spendevano e spendevano. Facevo notare, perché camminavano, c'erano due Ferrari, nove fiammanti che giravano a Roma, erano due marsigliesi. L'idea comunque che i soldi non siano semplicemente qualcosa che vada accumulato, ma anche speso per fare una bella vita. Sono veramente in maniera, voglio dire, sfrontata, ma senza nessuna vera logica della criminalità organizzata. E io credo che ebbero spesso molta, ma molta fortuna. Nel frattempo al clan dei marsigliesi si sono ispirati i banditi del nord Italia, come Renato Vallanzasca e più tardi Felice Maniero. E anche il sottobosco criminale di Roma fu presto ai loro piedi. Un po' cercano di emularli e un pochettino gli vanno appresso, anche perché lì ci sono i soldi, ma non c'è solo i soldi, c'è l'adrenalina, c'è la bella vita, ci sono le armi facili, tutte cose che appunto la malavita romana non aveva neanche concepito. E viene fuori questa categoria sconosciuta in Italia del bandito, del gangster, che non ha nessun progetto di vita, cioè è destinato a una sorta di caduta inferi in cui non c'è nessun progetto. Ricordo quando tre giovani della Roma Bene rapirono due ragazze, seviziandole in una villa del Circeo, fino a uccidere una di loro. Era il 1975. Le tre B erano talmente popolari che, per spaventare le due vittime, Gianni Guido, uno dei tre mostri, disse: «Siamo i marsigliesi». E Andrea Ghira aggiunse: «Adesso arriva Jacques Berenguer». Vediamo quindi che diventano una sorta di polo di attrazione, gli elementi di maggiore spicco della criminalità locale, che si iscrivono subito all'esercito dei marsigliesi, concorrendo nelle operazioni che saranno tipiche del clan, dalle rapine sino ai sequestri di persona. Uno dei primi ad essere reclutato dai marsigliesi fu Danilo Abbruciati, che già da giovane era un veterano della malavita romana. Figlio di pugile, pugile a sua volta, era un uomo ambiguo e feroce che diventò elemento di cerniera tra due generazioni. Tutti i grandi personaggi criminali, di cui parleremo per anni in seguito, così come allora il sottoscritto, hanno 20 anni e quindi sono affascinati. Danilo Abbruciati è uno per tutti. Fino a
quel momento non esistevano a Roma criminali della sua caratura. C'erano stati gli scippatori, i rapinatori, gli estorsori. Abruciati va oltre, anche per il suo bagaglio malavitoso, per le persone che aveva frequentato e per quelle che conosce in carcere. Oltre ad Abruciati c'era anche un altro criminale romano, uno di quelli che venivano dalla strada, Laudavino De Santis, detto Lallo Lozzotto, che aveva già partecipato alla rapina di Piazza dei Caprettari. Abruciati e Laudavino De Santis imparano moltissimo dai marsigliesi sul piano dell'organizzazione e sul piano della, anche del come essere spietati nel portare a termine le azioni. I marsigliesi non entrano in contatto solo con la criminalità romana, ma anche con quella milanese, da cui imparano molto. Nel senso che i milanesi sono già molto più organizzati dei romani e hanno idee precise anche sul loro futuro. A Milano comandava Francis Turatello, un boss che si diceva fosse figlio naturale del vecchio gangster italo-americano Frank Coppola. Si occupava di gioco d'azzardo, droga e prostituzione, ma era uno che riusciva anche a guardare lontano. Turatello è assolutamente diverso perché crede nelle alleanze e le vuole mettere in piedi perché ha bisogno di allargare il proprio impero. E questo lo fa anche quando finisce in carcere. Anche lui cerca di elevare la propria posizione intrecciando rapporti con vari mondi. Danilo Abruciati e Francis Turatello divennero alleati a pieno titolo del clan dei marsigliesi, accompagnando l'ascesa criminale di Bergamelli, Berenguer e Bellicini. Questo gruppo composto da cinque capi, diciamo, e da un livello sottostante, porterà gli inquirenti a considerare un'organizzazione che avrebbe agito in contesti diversi, per sequestri diversi, e per un totale di una trentina di persone coinvolte. I sequestri di persona erano l'affare del momento per le organizzazioni criminali, a compierli soprattutto i sardi e i calabresi. Nella sola Roma, dal 1972 al 1977, ce ne furono 249. Nel mirino soprattutto industriali, imprenditori e le loro famiglie. Come Gianni Bulgari, erede di una dinastia di gioiellieri, rapito il 13 marzo 1975, è rimasto due mesi nelle mani dei rapitori. Il suo volto provato e la sua barba lunga ce li ho ancora negli occhi. Mi rapirono verso le 8:30 di sera, sparando una rivoltellata che io non capii che era ridetta a me, anzi temetti a quell'epoca che fosse stato vittima di questa sparatoria il mio autista, per accorgermi dopo circa mezz'ora o 40 minuti che invece ero stato io l'oggetto dello sparo e mi avevano per fortuna colpito soltanto un braccio, per cui non era così grave. Si vedeva che i ricchi avevano paura, perché cominciarono a proteggersi con le guardie del corpo o mandando i figli a studiare all'estero. La città era un teatro criminale dove operavano attori di ogni ordine e grado. Gli interlocutori con cui ho avuto a che fare per un mese, uno parlava romanesco, l'altro sardo, ma io non l'ho mai visto in viso perché quando loro entravano avevano un cappuccio, quindi non l'ho mai visto. Durante i due mesi del sequestro, la famiglia trattò da sola, mentre le voci incontrollate sulla cifra richiesta dai rapitori non aiutavano le indagini. Io col fotografo mi sono chiuso per quasi due settimane in una pensione che era di fronte all'abitazione di Gianni Bulgari, in attesa di capire i movimenti, chi usciva, la famiglia, quale poteva essere il contatto, dove avvenivano, diciamo, le trattative. Ero in totale stato di impotenza, no? Ero legato a una catena a letto, quindi si immagini. E quindi pensai a un certo punto che forse per accelerare la trattativa di fare una specie di sciopero della fame. Fu l'unica cosa che potevi fare, poi alla fine loro vennero da me dicendo non siamo d'accordo sul prezzo. Dico, beh, alla fine dico,
cosa dovete fare, questi non possono fare di più. E scherzosamente gli ho detto, ammazzatemi. Una sera gli dissi, stasera datemi da mangiare, perché loro insistevano sempre che io mangiassi. E mi dissero, no, stasera vai a casa. Mi fecero vestire, mi fecero una narcosi che avevano già fatto quando mi rapirono. Mi svegliai in una 500 in un garage sotterraneo. Mi hanno lasciato lì dicendo, guarda, stai qui, fra 5 minuti puoi sbendarti, uscire e ti vengono a prendere. Un miliardo e 300 milioni, signor Bulgari. In gioielli o in contanti? Non le posso rispondere a questo. Le posso chiedere se l'ha minacciata, prima di rilasciarla, di non parlare o di non dire cose del genere? Sono stato minacciato di non dire certe cose. Ecco, che impressione le hanno fatto? Cioè, era gente ad un certo livello o quella che viene considerata la manovalanza del crimine? Manovale. La manovalanza, o il criminale o non, o terroristica, aveva capito che era un sistema formidabile per fare soldi. Quindi secondo lei, o comunque secondo la sua impressione, c'era qualcuno dietro? C'è alcun dubbio. Alla identificazione della prigione, gli inquirenti sono arrivati tramite la descrizione dello stesso Bulgari che in base... La matrice del sequestro Bulgari non è mai stata chiarita. L'unico legame con i marsigliesi era Tiberio Cason, un pregiudicato coinvolto anche nella rapina di Piazza dei Caprettari. Ma ad essere condannato fu soltanto un uomo, estraneo alla banda. Non siamo mai riusciti ad avere la prova che costoro fossero gli stessi autori dei sequestri che invece erano stati accertati. Ma in filigrana sembrava intravedersi un marchio di fabbrica. E da quel momento i marsigliesi capirono che con i sequestri si rischiava molto meno. I due marsigliesi avevano capito che a Roma c'era una quantità di persone con una disponibilità economica notevole e decisero di impiantare una vera e propria industria del sequestro. Il primo sequestro dei marsigliesi avvenne il 10 giugno 1975. Fu quello di Amedeo Ortolani, figlio di Umberto, presidente della Voxon e uomo ombra della P2 di Licio Gelli. Ma questo ancora non si sapeva. Tanto c'era quasi sempre un basista. La vittima veniva sorvegliata, c'era una fase di pedinamento, eccetera. Poi c'era l'aggressione di un gruppo di fuoco che prelevava la vittima, la metteva su una macchina, la portava in un primo nascondiglio e molto spesso l'azione del primo gruppo di fuoco finiva lì. Successivamente l'ostaggio veniva trasferito in un altro nascondiglio e la trattativa gestita dai veri sequestratori, da quelli che avevano ideato il piano iniziale. Dopodiché c'era un periodo di silenzio, un lungo periodo di silenzio, poi la prima telefonata che preparate i soldi e si sparava una cifra assurda, 5 miliardi. A questo punto subentrava l'emissario della famiglia, che all'inizio era un parente e successivamente un avvocato, si richiedeva una prova dell'esistenza in vita dell'ostaggio, veniva mandata quasi sempre una foto con un giornale. Poi c'era la consegna, in genere a rate, che veniva pagata una prima tranche, una seconda tranche e poi una terza. Il sequestro durò 10 giorni, finché Amedeo Ortolani non venne liberato dopo un riscatto di 1 miliardo di lire, il 20 giugno 1975. A versare il bottino, per riciclare i soldi in una banca svizzera, furono direttamente Maffeo Bellicini e il marsigliese Jacques Forcé, con le loro compagne. L'approccio dei marsigliesi rispetto alle operazioni di sequestro erano molto diverse da quelle che sono state poi quelle dei calabresi ma anche dei sardi, erano molto più umani.
addirittura sceglievano il menù, pranzo, champagne, molti tornavano ingrassati, facevano partite a scacchi con i rapitori. Bellicini fu descritto come l'uomo dell'impermeabile che andava, non mi ricordo da quale sia stato, la sera a fare conversazione. Ma quando fiutò il vento, Maffeo Bellicini se ne scappò in Portogallo perché identificato nell'operazione di riciclaggio. Si faceva chiamare Guido Bellini e appena fu arrestato riuscì ad evadere dal carcere di Oporto per tornare in Italia già alla fine del 1975. Ma intanto i marsigliesi erano andati avanti, anche senza di lui. Il 9 ottobre 1975 a essere rapito fu Alfredo Danesi, figlio dell'industriale del caffè. È stato fermato con la sua macchina? Sono stato fermato e mi hanno trascinato via. Oh, e dove l'hanno portata? Mi hanno fatto un'iniezione e sono svenuto. Le modalità erano sempre quelle. Fu l'ottavo sequestro dall'inizio dell'anno a Roma. Dopodiché? Mi sono ritrovato dentro un ambiente. Era una stanza a 2 metri per 3, bianca, con una luce artificiale. Il 23 ottobre 1975 Alfredo Danesi tornò libero. Lei comunque ha trattato con i suoi rapitori, ha parlato? Ma pochissimo. Mi portavano da mangiare, da bere. Ecco, questo è stato tutto. Qualche segno di riconoscimento riguardo ai rapitori? Guardi, erano coperti. Secondo me i colpi anche, voglio dire, clamorosi anche nel campo dei sequestri venivano organizzati perché finivano i soldi e quindi spendevano una quantità tale di soldi, ma non solo per campare alla grande, anche proprio per pagare i rifugi, le armi, le auto, avevano tutta una serie di persone che dovevano essere pagate e pagavano anche la protezione, che li portavano anche a dei rischi enormi. Altri 200 milioni la banda li conquistò con il sequestro di Angelina Ziaco, una farmacista rapita il 24 novembre 1975 e liberata 3 settimane dopo. L'anno dopo fu la volta di Marina D'Alessio, figlia di un costruttore come Renato Filippini, che poi fu accusato di aver simulato il rapimento per estorcere denaro al padre. Succedeva anche questo a Roma negli anni 70. Tutti questi sequestri porteranno delle cifre importanti nelle casse del clan dei marsigliesi. Saranno stimate intorno ai 4 miliardi, fino ad arrivare a 6 se consideriamo anche altri sequestri avvenuti in quel periodo. Gli inquirenti iniziano a ipotizzare che quelle cifre in realtà possano servire per qualcosa di più grosso, di più complesso. I magistrati facevano bene a seguire il sentiero dei soldi. Era l'unico modo per capire cosa si muoveva alle spalle del clan dei marsigliesi. A un certo punto cominciano degli incroci con i poteri occulti, una zona grigia dove si intrecciava la criminalità con pezzi deviati della polizia, dei servizi segreti, si propongono e, come dire, vengono anche reclutati per compiere azioni che vanno al di là della semplice rapina o del sequestro di persona. La particolarità di questo reato è che alla fine finiscono sempre tutti in galera perché c'è troppa gente coinvolta e quindi alla fine qualcuno parla. Il lavoro degli inquirenti cominciò a dare i primi frutti. Jacques Berenguer fu sospettato di un nuovo omicidio e fu costretto a scappare prima in Tunisia, poi negli Stati Uniti. Ed anche per i marsigliesi le cose cominciarono a mettersi male. E cominciammo a fare delle indagini presso le banche svizzere. E la prima indagine la facemmo a Zurigo, dove scoprimmo che Jacques Forcet era andato a depositare delle somme presso una banca svizzera. Un altro filone invece ci portò a Losanna, dove Maffeo Bellicini era andato a portare una parte del denaro. Si era capito che l'aria attorno a loro si era fatta pesante. E il 29 marzo 1976 Albert Bergamelli fu arrestato a Roma. Gli inquirenti, prima di entrare, cercano di trarlo in inganno dicendo che c'è della posta per lui. Siamo penetrati di forza
rompendo la porta e lui stava facendo la doccia, c'era la pistola appoggiata vicino a Porta Saponi. Bergamelli, che insomma di esperienza ne aveva, ad un certo punto capisce che si tratta di un tranello, cerca di scappare, la polizia fa irruzione e lo cattura. E quindi non gli abbiamo dato tempo di usare l'arma. Se mi avete preso, vuol dire che qualcuno mi ha tradito, ma la pagherà cara, perché sono protetto da una grande famiglia. Ringhiò così il boss dei marsigliesi in manette. Bergamelli, giungendo in questura, fa riferimento ad una grande famiglia e lo fa tra lo sconcerto da un lato e la minaccia dall'altro, quindi s'aspetta un intervento in suo soccorso. Solo molti anni dopo sembrò più chiaro a chi si riferisse Bergamelli. Ma c'era un uomo che aveva già intuito alcune cose, il giudice Vittorio Occorsio, che stava indagando sul terrorismo nero. Occorsio si occupa dei marsigliesi e intuisce probabilmente anche, diciamo, i legami che portano dai marsigliesi alla destra eversiva e anche a pezzi forse dei servizi. Pare avesse intuito che i soldi utilizzati per i sequestri dovevano essere destinati per operazioni più grandi, più importanti, in particolare legate alla massoneria. Il 10 luglio 1976 il giudice Occorsio fu assassinato a Roma da Pierluigi Concutelli, un militante di Ordine Nuovo che aveva avuto contatti anche col clan dei marsigliesi. Io credo che Occorsio, ma non solo Occorsio, perché penso anche ad Alessandrini a Milano, per esempio, avevano capito questo intreccio tra criminalità ed eversione, ed è una delle storie ancora forse che dobbiamo scrivere, dobbiamo capire fino in fondo. Il terreno stava franando sotto i piedi dei marsigliesi. Bergamelli era in galera, Berenguer latitante in America, ma Feo Bellicini era stato arrestato di nuovo con addosso le banconote dei sequestri e riconosciuto da una degli ostaggi. E quindi la zia Codisse, io ricordavo gli occhi magnetici di questo Bellicini e lei riconobbe con certezza assoluta nel Maffeo Bellicini quello che l'aveva tenuto prigioniera. Ma il 10 agosto 1976 Bellicini riuscì a evadere dal carcere di Lecce con un gruppo di detenuti guidati dal bandito sardo Graziano Mesina. La storia della banda dei marsigliesi è costellata di evasione. Erano gli uomini di evasione, papillon. Appena dentro cominciavano a studiare il piano per scappare. Qualcuno ha descritto quegli anni le carceri come se avessero delle porte girevoli dalle quali si entrava e si usciva a piacimento. C'è stata ovviamente una mano che li ha aiutati a uscire, però voglio dire, questo è una voce che è sempre girata nell'ambiente carcerario rispetto a queste evasioni. Così Bellicini tornò a essere un'ombra in giro per l'Europa per altri 2 mesi prima di essere nuovamente arrestato. La stessa sorte che era toccata anche a Jacques Berenguer il 20 agosto 1976. C'era un dirigente della Narcotici che voleva fare delle fotografie per localizzare, per vedere la persona. Io ho visto le fotografie che erano scattate e quasi tutti i giorni lui era fotografato e ma questo è secondo te? E dice, non lo conosco, ma sarà un pregiudicato. E questo è Jacques Berenguer. So di una operazione di droga, antidroga, che stava conducendo la polizia americana e nel corso della quale appunto era spuntato fuori questo personaggio che fotografato per strada aveva dei connotati simili a quelli di Berenguer. Quando siamo arrivati in questo residence a Manhattan, io ho visto che c'era la luce accesa. Ho detto, beh, allora a sto punto interveniamo. Abbiamo buttato la porta, siamo entrati, lui stava in mutande a vedere la televisione, quindi è rimasto, c'era la pistola vicino. Abbiamo trovato diversi chili di cocaina nel bagno, nascosti, occultati, ed è stato arrestato. È un colpo che ci soddisfa perché toglie dalla scena del mondo criminale romano
uno dei calibri più grossi di questi ultimi tempi nel sequestro di persona e capo di una gang di marsigliesi che ci ha dato tanto fastidio. È sicuro collegare Bergamelli e Berenguer con l'anonima sequestri? No, Bergamelli e Berenguer erano due facce di una stessa banda. L'uno pare che sia stato il cervello, l'altro certamente il capo. Jacques Berenguer fu estradato in Italia 2 anni dopo, l'11 giugno 1978. Dall'aeroporto fu portato in questura, sempre circondato da agenti di polizia. Molti cominciano a capire che si mette male, che finirà o in un bagno di sangue o in una grande tornata di arresti. Quindi parte della mala romana fa un passo indietro e isola. Cominciano le prime defezioni. Era chiaro che con i grandi boss in galera qualcosa sarebbe cambiato nella malavita romana. Ma ad ogni reato che veniva compiuto si andava a cercare chi dei marsigliesi era ancora a piede libero, senza capire che si era formata una nuova banda, ideale prosecuzione della stagione delle 3B. I marsigliesi portano un metodo e questo metodo viene poi recuperato dalla banda della Magliana, che ovviamente rispetto a quella dei marsigliesi ha la sua specificità. La banda della Magliana non è ancora diventata, diciamo, l'organizzazione criminale che mette il cappello su tutta la città e di conseguenza, diciamo, chi ha imparato qualcosa dai marsigliesi cerca di metterla in pratica e la mette in pratica naturalmente con la ferocia molte volte che i marsigliesi non avevano. Il primo banco di prova della banda della Magliana è un sequestro, così come era avvenuto in passato per la banda dei marsigliesi. La vittima è Massimiliano Grazioli, che purtroppo non tornerà mai a casa nemmeno da morto. Franco Giuseppucci, Maurizio Abbatino ed Enrico De Petis furono loro a mettere insieme una banda in cui confluì una parte della manovalanza del clan, quella risparmiata dai processi. Tra questi, in prima fila, Danilo Abbruciati, una vecchia conoscenza dei marsigliesi che diventò uno dei capi della banda della Magliana. Danilo Abbruciati aveva sicuramente gestito una parte del denaro che era stato ricavato da alcuni sequestri di persone, così come una parte dei soldi andarono a Francis e suo fratello. In verità di prove di una loro partecipazione ai sequestri non c'erano molte. C'erano prove di ricettazione di queste somme di denaro e, diciamo, l'arresto poi fu seguito da una scarcerazione perché i reati non erano così gravi come quelli commessi dai marsigliesi. Quando esce dal carcere nel 79, Abbruciati è un cane sciolto e lui vede che su Roma si stanno muovendo benissimo i componenti della banda della Magliana. Il cane sciolto però ha con sé moltissime conoscenze. Ma oltre alla banda della Magliana a Roma, cominciarono a operare altre piccole batterie criminali, guidate da banditi violenti e fuori controllo, come Laudalino De Santis, detto Lallo lo Zoppo, quello della rapina a Piazza dei Caprettari. Lui e il suo gruppo si macchiarono di delitti e rapimenti di una ferocia inaudita, uccidendo senza pietà testimoni scomodi e complici infedeli. Lallo lo Zoppo non voleva assolutamente avere nulla a che fare con la holding politico-criminale perché non aveva la caratura, cioè lui era una scheggia impazzita e basta, delinqueva, uccideva, sequestrava, voleva fare un sacco di soldi e non guardava in faccia a nessuno. Diventano sempre più brutali i sequestri, molto spesso affidati per la detenzione, per esempio a manovalanza sarda. Le donne purtroppo quasi sempre violentate e si allungano i tempi. Sono stati sequestri di un anno e 4 mesi, sequestri di 2 anni, una cosa pazzesca. Tra coloro che finirono sequestrati dalla banda di Lallo De Santis ci fu anche chi non tornò mai a casa, come l'imprenditore Giovanni Palombini o la giovane Antonella Montefoschi. Lallo lo Zoppo fu catturato nel 1981 nell'operazione che portò alla liberazione della piccola Mirta Corsetti. È l'interregno nel quale può succedere di tutto e quindi, diciamo, sequestri anche di bassa lega, molti soltanto per un giorno, che non sono mai stati denunciati.
sequestro molto particolare fu quello di Giovanna Amati, figlia del re del cinema, che fu sequestrata giovanissima, cioè aveva 17 anni o 18, da questo gruppo, che era un gruppo spurio dei marsigliesi, che faceva parte questo Jean-Daniel Nieto, che era un personaggio pazzesco. La giovane è stata sequestrata ieri sera prima delle 20 da tre persone davanti all'ingresso della sua casa in via dei Villini nel quartiere Nomentano. Uno della banda aveva fatto una telefonata da una cabina telefonica che stava al Circeo, per cui siamo riusciti a risalire alla banda. C'era anche questo Daniel Nieto che percepì un miliardo. Però Daniel Nieto non venne identificato mai durante le indagini iniziali. Era ancora il 1978 e quello di Giovanna Amati fu un sequestro di cui si parlò a lungo, anche perché fu compiuto a febbraio e andò avanti per 2 mesi in un periodo in cui l'Italia viveva con angoscia i giorni del rapimento Moro. O qualcuno ha garantito loro in qualche modo, quindi in quei momenti, in quel tragitto non c'era polizia, ma in quei giorni l'Italia era veramente sotto assedio, c'era l'esercito per le strade, c'era i posti di blocco, era una situazione complicata. Loro invece tranquillamente rischiano. La gente si domanda, ma che cos'è un sequestro di persona per chi lo vive? Ma diciamo che è un'esperienza agghiacciante. È qualcosa che ti piomba addosso da un momento all'altro, qualche cosa a cui tu non puoi porre resistenza, non puoi fare nient'altro. Nient'altro che subire quello che ti sta accadendo. E sono cose che non si adeguano alla comune misura del tempo. Io ho messo tantissimo tempo prima di rendermi conto di quello che mi stava accadendo e dopo di quanto mi era accaduto. Per il riscatto della giovane, liberata il 27 aprile scorso, la famiglia ha pagato 800 milioni che non sono stati recuperati. L'ultimo componente e quasi certamente il cervello della banda che ha sequestrato la giovane, Daniel Nieto, detto il marsigliese, evaso 2 anni fa da un carcere francese, è stato arrestato ieri sera a Roma in via Veneto. Daniel Nieto finì in galera, ma presto riuscì a scappare, facendo perdere le sue tracce. Il 1978 è anche l'anno in cui cominciarono i processi alla banda dei marsigliesi. Qualcuno neanche ci arrivò, come Jacques Forcet, che morì tentando di evadere da una prigione svizzera. Ormai i loro volti ci erano familiari ed era facile vedere sia Bergamelli che Berenguer nelle aule di giustizia, laddove continuavano il loro show fatto di sarcasmo e boria. Quando una testimone indicò Berenguer come uno dei rapinatori di Piazza dei Caprettari, lui si difese togliendosi una scarpa in aula per far vedere che non aveva i piedi piatti. L'anno dopo era a Colleferro, in soggiorno obbligato, prima di scappare di nuovo, e convocò una conferenza stampa per difendersi dalle accuse del sindaco, che non lo voleva in quella città. Berenguer tenta la via, che poi diventerà usuale in seguito, della infermità di mente, con poco successo, coadiuvato in questo dal criminologo, psichiatra, medico Aldo Semerari. Aldo Semerari non faceva le perizie a caso, era uno che era molto legato sia ai servizi che al neofascismo. Evidentemente gli era stato in qualche modo segnalato, era utile, perché Semerari in quel periodo cercava di costruire un ponte con la criminalità. Aldo Semerari era un crocevia di tutti i mali di quel periodo, uno degli elementi di cerniera tra il mondo dell'eversione e quello della criminalità comune, che finirà ucciso dalla camorra nel 1982. Semerari, se lo prendiamo come snodo, ci dimostra sia i contatti che gli intrecci che vanno certamente al di là della semplice spartizione del denaro. Lo stesso Semerari aveva scritto la P2. Fa una fine terribile perché fanno ritrovare la sua testa mozzata dentro una macchina, che anche quello è un segnale molto chiaro, insomma, di come funzionavano le cose e di come si regolavano i conti in quel periodo. I processi inchiodarono i marsigliesi alle loro colpe. L'elenco dei reati che riguardava ognuno di loro andava dalla rapina al sequestro di persona, anche se non tutto si riuscì a provare.
Nell'aula potevamo finalmente osservare questi boss in disarmo dentro le gabbie, un po' appesantiti ma ancora con la faccia da duri, forse ancora convinti che chi li aveva protetti li avrebbe sottratti a una dura condanna. Le loro donne fuori con gli occhiali scuri, ancelle sacrificali, chiamate in causa come complici e fiancheggiatrici. I marsigliesi non hanno saputo trasformarsi in criminalità in colletto bianco, con la cravatta. Ci vogliono soldi per fare una cosa del genere, da investire. E loro soldi non ne avevano più. Il massimo del riciclaggio allora era comprare una boutique e metterci dentro la mano. Le prime sentenze arrivarono nel 1979. Per i sequestri, le rapine e gli omicidi furono condannati a vario titolo tutti gli appartenenti alla banda, tra i quali Bergamelli e Bellicini. Berenguer fu condannato per il solo possesso di armi e soltanto in appello fu riconosciuto colpevole, anche per Piazza dei Caprettari e per gli altri delitti. Tra gli assolti ci furono Francis Turatello e Danilo Abbruciati, che furono poi incriminati per altri reati. Quella fu l'ultima volta che li vidi, l'ultima volta che sorrisero, beffardi, dietro le sbarre, forse ancora ignari del destino che li attendeva. Non seppero fare quel salto di qualità, ma perché secondo me nessuno di loro prevedeva di vivere a lungo. Il primo a morire fu Francis Turatello, nel 1981, ucciso in carcere da Pasquale Barra, detto O Animale, che lo pugnalò e addentò le sue viscere in segno di spregio. E puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo, bang bang. Il 27 aprile del 1982, Danilo Abbruciati fu freddato a Milano mentre cercava di compiere un attentato ai danni di Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano, per conto di oscuri mandanti. Quella del 1982 fu l'ultima estate per Albert Bergamelli. Era nel carcere di Ascoli Piceno, quello dove comandava Raffaele Cutolo. Fu sgozzato sotto gli occhi di tutti, per mano di Paolo Dongo, un detenuto comune. Correvamo per i prati. La stessa sorte toccò anche a Jacques Berenguer, che morì senza mai uscire di prigione a Nizza nel 1990. Un delitto misterioso che non finì neanche sulle pagine dei giornali. Bang bang, chi ha il cuore colpirà. Lallo Lo Zoppo invece non ha mai smesso di fare il bandito, anche con un ergastolo sulle spalle. Era ai domiciliari per motivi di salute quando per spaccio di droga tornò in galera, dove è morto nel 2004. Vecchio e malato. Certo non scherzavi tu quando mi sparavi al cuore. E anche chi è riuscito a sfuggire alla morte, alla fine ha dovuto fare i conti con il proprio passato, che ha bussato alla porta più di 30 anni dopo. Come è successo a Maffeo Bellicini, tornato in galera nel 2006. Una volta al giornale stavo scrivendo una notizia di 30 righe sul traffico di stupefacenti. Tra i nomi degli arrestati vedo Maffeo Bellicini, siccome Maffeo non è un nome, dico, sarà mica quello, telefono al capitano dei carabinieri. Dico, guardi che lei ha arrestato uno che ha fatto la storia della criminalità romana e non solo romana. Lui fa un salto sulla sedia, non lo sapeva. I marsigliesi non li ricorda più nessuno. Oggi questa città è cambiata, ma tutta l'acqua che questo fiume si è portata dietro non ha cancellato il dolore e l'angoscia di chi i delitti del clan dei marsigliesi li ha subiti sulla propria pelle. Anche se di quella parabola criminale breve, intensa, feroce e sfrontata, ormai si ricordano in pochi. E Roma vive nuove stagioni di vergogna e disonore. Oggi i titoli di coda di questa storia scorrono sui loro volti segnati, su quelle facce da criminali schiacciati dalle loro colpe e stritolati dai tanti segreti che si portavano dietro. La polvere sotto al tappeto di un paese abituato ai misteri.
considerata con disprezzo, perché c'era ancora questo retaggio dei bulli di fine secolo, l'uomo decore, ed erano divise sostanzialmente in paranze, cioè piccoli gruppi di rapinatori, biscazzieri, molto strozzinaggio, un po', anche se non è mai stato un affare in grande stile, ma di sfruttamento della prostituzione, scammesse clandestine, contrabbando di sigarette che ancora andava forte, ma sostanzialmente divisi per quartiere. Berenguer, Bergamelli e Bellicini portarono a Roma carisma e sfrontatezza. E mentre il terrorismo politico metteva in ginocchio il paese, i marsigliesi sembravano vivere su un altro pianeta. Io sono gangster, quindi locali notturni, macchine di lusso, droga, belle donne, champagne, diceva vivere in fretta, morire giovane e avere un bel cadavere. Viver assetati di soldi per le strade della dolce vita. Pirati che giocavano a fare il gentile. Il motto era: i soldi rubati non si contano. E spendevano e spandevano. Facevano notare perché camminavano, c'erano due Ferrari, 9 fiammanti che giravano a Roma, erano due marsigliesi. L'idea comunque che i soldi non siano semplicemente qualcosa che vada accumulato, ma anche speso per fare una bella vita. In maniera, voglio dire, sfrontata, ma senza nessuna vera logica della criminalità organizzata. E io credo che ebbero spesso molta, ma molta fortuna. Nel frattempo al clan dei marsigliesi si sono ispirati i banditi del nord Italia, come Renato Vallanzasca e più tardi Felice Maniero. E anche il sottobosco criminale di Roma fu presto ai loro piedi. Un po' cercano di emularli e un pochettino gli vanno appresso, anche perché lì ci sono i soldi. Ma non c'è solo i soldi, c'è l'adrenalina, c'è la bella vita, ci sono le armi facili, tutte cose che appunto la malavita romana non aveva neanche concepito. E viene fuori questa categoria sconosciuta in Italia del bandito, del gangster, che non ha nessun progetto di vita, cioè è destinato a una sorta di caduta. Una scena da film. La rapina di via Monte Napoleone fu uno sfregio nel salotto buono della città, a due passi dalla questura. Il primo vagito dei marsigliesi, in un periodo in cui Milano era la culla del banditismo italiano. La polizia individuò i responsabili in pochi giorni e tra i nomi spuntò quello di Albert Bergamelli, figlio di un muratore italiano emigrato in Francia. Alle sue spalle una lunga storia criminale cominciata col controllo della prostituzione, un fratello ucciso per vendetta e altri colpi pronti, come una rapina a Via Veneto. Bergamelli venne arrestato a Torino, aveva Marsiglia dietro le spalle e Roma nel destino. L'Italia del dopoguerra era un'Italia dove la criminalità era polverizzata, piccole bande, piccole paranze, finché a un certo punto, all'inizio degli anni 60, con la rapina di Via Monte Napoleone, cominciamo a scoprire che l'Italia diventa un terreno molto interessante invece per la criminalità organizzata che viene dall'estero, in particolare dalla Francia, dal sud della Francia, da Marsiglia. Quando lo vide al processo, Dino Buzzati descrisse così Albert Bergamelli. Smilzo, simpatico, che non si supporrebbe mai pericoloso. Il suo sorriso era insieme beffardo e bonario, come fosse matematicamente sicuro di sé e avesse nella manica non uno, ma tutti e quattro gli assi. La stampa chiamò i boss di via Monte Napoleone i sette uomini d'oro, ricordando la rapina di via Osoppo 6 anni prima. Con Bergamelli c'era suo fratello Guido e Jean Lemaire, alias Giuseppe Rossi, soprannominato il sindaco di Marsiglia, il cervello dell'operazione. I
I legami dei banditi con Loas portarono a ipotizzare che la rapina servisse ad alimentare un clima di paura in vista di progetti eversivi, anche perché inizialmente fu recuperato soltanto un decimo del bottino. Sono dei professionisti feroci, determinati, che sul mercato della criminalità sono, diciamo, una merce molto preziosa che può essere utilizzata anche per fare operazioni sporche che non siano esattamente solo criminali. Ed è da qui che bisogna partire nel ricostruire la storia del clan dei Marsigliesi in Italia, cioè questa loro interazione con un certo tipo di politica sovversiva tesa alla conservazione di un assetto di potere. Bergamelli fu condannato a 8 anni e 6 mesi. Nel carcere di Alessandria riceveva centinaia di lettere d'amore, tra cui quelle di... E scherzosamente gli ho detto: ammazzatemi. Una sera gli dissi: stasera datemi da mangiare, perché loro insistevano sempre che io mangiassi. E mi dissero: no, stasera vai a casa. Mi fecero vestire, mi fecero una narcosi che avevano già fatto quando mi rapirono. Mi svegliai in una 500 in un garage sotterraneo. Mi hanno lasciato lì dicendo: guarda, stai qui, fra 5 minuti puoi sbendarti, uscire, ti vengono a prendere. Un miliardo e 300 milioni, signor Bulgari. In gioielli o in contanti? Non le posso rispondere a questo. Le posso chiedere se l'ha minacciata, prima di rilasciarla, di non parlare o di non dire cose del genere? Sono stato minacciato di non dire certe cose. Ecco, che impressione le han fatto? Cioè, era gente ad un certo livello o quella che viene considerata la manovalanza del crimine? Manovale. La manovalanza, o criminale o non, o terroristica, aveva capito che era un sistema formidabile per fare soldi. Quindi secondo lei, o comunque secondo la sua impressione, c'era qualcuno dietro? C'è alcun dubbio. Alla identificazione della prigione, gli inquirenti sono arrivati tramite la descrizione dello stesso Bulgari che in base... La matrice del sequestro Bulgari non è mai stata chiarita. L'unico legame con i Marsigliesi era Tiberio Cason, un pregiudicato coinvolto anche nella rapina di Piazza dei Caprettari. Ma ad essere condannato fu soltanto un uomo, estraneo alla banda. Non siamo mai riusciti ad avere la prova che costoro fossero gli stessi autori dei sequestri che invece erano stati accertati. Ma in filigrana sembrava intravedersi un marchio di fabbrica. E da quel momento i Marsigliesi capirono che con i sequestri si rischiava molto meno. I Marsigliesi avevano capito che a Roma c'era una quantità di persone con una disponibilità economica notevole e decisero di impiantare una vera e propria industria del sequestro. Il primo sequestro dei Marsigliesi avvenne il 10 giugno 1975. Fu quello di Amedeo Ortolani, figlio di Umberto, presidente della Voxon e uomo ombra della P2 di Licio Gelli. Ma questo ancora non si sapeva. Tanto c'era quasi sempre un basista. La vittima veniva sorvegliata, c'era una fase di pedinamento, eccetera. Poi c'era l'aggressione di un gruppo di fuoco che prelevava la vittima, la metteva su una... Di Albert Bergamelli, smilzo, simpatico, che non si supporrebbe mai pericoloso. Il suo sorriso era insieme beffardo e bonario, come fosse matematicamente sicuro di sé e avesse nella manica non uno, ma tutti e quattro gli assi. La stampa chiamò i boss di via Monte Napoleone i 7 uomini d'oro, ricordando la rapina di via Osoppo 6 anni prima. Con Bergamelli c'era suo fratello Guido e Jean Lemaire, alias Giuseppe Rossi, soprannominato il sindaco di Marsiglia, il cervello dell'operazione. I legami dei banditi con Loas portarono a ipotizzare che la rapina servisse ad alimentare un clima di paura in vista di progetti eversivi, anche perché inizialmente fu recuperato soltanto un decimo del bottino. Sono dei professionisti feroci,
determinati che sul mercato della criminalità sono, diciamo, una merce molto preziosa che può essere utilizzata anche per fare operazioni sporche che non siano esattamente solo criminali. Ed è da qui che bisogna partire nel ricostruire la storia del clan dei Marsigliesi in Italia, cioè questa loro interazione con un certo tipo di politica sovversiva tesa alla conservazione di un assetto di potere. Bergamelli fu condannato a 8 anni e 6 mesi. Nel carcere di Alessandria riceveva centinaia di lettere d'amore, tra cui quelle di Felicia Cuozzo, la donna da cui avrebbe avuto una figlia. Nel 1967 lo mandarono in soggiorno obbligato in un paese del Modenese ed evadere per lui fu un gioco da ragazzi. Il percorso di Bergamelli poi continua per altre vie. Questo percorso però si interrompe quando poi viene arrestato nel 1971 a Torino. E dopo l'evasione, ancora una volta un'evasione dal carcere di Torino, giunge a Roma. Albert Bergamelli, Jacques Berenguer, Maffeo Bellicino. Tutti e tre con sulle spalle vecchie condanne per furti e rapine, ma senza alcuna voglia di nascondersi. Tutti e tre intenzionati a conquistare la piazza italiana, importando in una città in cui la criminalità era stata fino a quel momento sonnolenta, metodi gangsteristici di nuova modernità. Maffeo Bellicini era originario di Brescia, ma era cresciuto all'ombra dei boss della Costa Azzurra, occupandosi di droga, azzardo e prostituzione. Jacques Berenguer era ricercato dalle polizie di mezza Europa per 2 omicidi, uno dei quali compiuto a Roma. Mi ricordo l'azione in una gioielleria, utilizzando metodi gangsteristici che fino a quel momento si erano visti soltanto al cinema. E si portarono via 200 milioni. Che allora era una cifra stratosferica. Ho visto 2 persone che arretravano. Io quando ho visto la pistola sono scappata, non ho più capito niente. Un personaggio mascherato con impermeabile chiaro che sventagliava verso l'alto. E continuava a sparare col mitra così. Anzi, dico la verità, ho creduto una scena da film. La rapina di via Monte Napoleone fu uno sfregio nel salotto buono della città, a 2 passi dalla questura. Il primo vagito dei Marsigliesi, in un periodo in cui Milano era la culla del banditismo italiano. La polizia individuò i responsabili in pochi giorni e tra i nomi spuntò quello di Albert Bergamelli, figlio di un muratore italiano emigrato in Francia. Alle sue spalle una lunga storia criminale cominciata col controllo della prostituzione, un fratello ucciso per vendetta e altri colpi pronti, come una rapina a Via Veneto. Bergamelli venne arrestato a Torino, aveva Marsiglia dietro le spalle e Roma nel destino. L'Italia del dopoguerra era un'Italia dove la criminalità era polverizzata, piccole bande, piccole paranze, finché a un certo punto, all'inizio degli anni 60, con la rapina di Via Monte Napoleone, cominciamo a scoprire che l'Italia diventa un terreno molto interessante invece per la criminalità organizzata che viene dall'estero, in particolare dalla Francia, dal sud della Francia, da Marsiglia. Quando lo vide al processo, Dino Buzzati descrisse così Albert Bergamelli. Smilzo, simpatico, che non si supporrebbe mai pericoloso. Il suo sorriso era insieme beffardo e bonario, come fosse matematicamente sicuro di sé e avesse nella manica non uno, ma tutti e 4 gli assi. La stampa chiamò i boss di via Monte Napoleone i 7 uomini d'oro, ricordando la rapina di via Osoppo 6 anni prima. Con Bergamelli c'era suo fratello Guido e Jean Lemaire, alias Giuseppe Rossi, soprannominato il sindaco di Marsiglia, il cervello dell'operazione. I legami dei banditi con l'OAS portarono a ipotizzare che la rapina servisse ad alimentare un clima di paura in vista di progetti eversivi, anche perché inizialmente fu recuperato soltanto 1/10 del bottino. Sono dei professionisti feroci,
determinati che sul mercato della criminalità sono, diciamo, una merce molto preziosa che può essere utilizzata. Va l'emissario della famiglia, che all'inizio era un parente e successivamente un avvocato, si richiedeva una prova dell'esistenza in vita dell'ostaggio, veniva mandata quasi sempre una foto con un giornale. Poi c'era la consegna, in genere a rate, che veniva pagata una prima tranche, una seconda tranche e poi una terza. Il sequestro durò 10 giorni, finché Amedeo Ortolani non venne liberato dopo un riscatto di 1 miliardo di lire, il 20 giugno 1975. A versare il bottino, per riciclare i soldi in una banca svizzera, furono direttamente Maffeo Bellicini e il marsigliese Jacques Forcet, con le loro compagne. L'approccio dei marsigliesi rispetto alle operazioni di sequestro è uno molto diverso da quelle che sono state poi quelle dei calabresi, ma anche dei sardi. È uno molto più umano. Addirittura sceglievano il menù, pranzo, champagne, molti tornavano ingrassati, facevano partite a scacchi con i rapitori. Bellicini fu descritto come l'uomo dell'impermeabile che andava, non mi ricordo da quale sequestrato, la sera a fare conversazione. Ma quando fiutò il vento, Maffeo Bellicini se ne scappò in Portogallo perché identificato nell'operazione di riciclaggio. Si faceva chiamare Guido Bellini e appena fu arrestato riuscì ad evadere dal carcere di Oporto per tornare in Italia già alla fine del 1975. Ma intanto i marsigliesi erano andati avanti, anche senza di lui. Il 9 ottobre 1975 a essere rapito fu Alfredo Danesi, figlio dell'industriale del caffè. È stato fermato con la sua macchina? Sono stato fermato e mi hanno trascinato via. Oh, e dove l'hanno portata? Guardi, mi hanno fatto un'iniezione e sono svenuto. Le modalità erano sempre quelle. Fu l'ottavo sequestro dall'inizio dell'anno a Roma. Dopodiché? Mi sono ritrovato dentro un ambiente. Era una stanza a 2 metri per 3, bianca, con una luce artificiale. Il 23 ottobre 1975, Alfredo Danesi tornò libero. Lei comunque ha trattato con i suoi rapitori, ha parlato? Ma pochissimo. Mi portavano da mangiare, da bere, ecco, questo è stato tutto. Qualche segno di riconoscimento riguardo ai rapitori? Guardi, erano coperti. Teniamo comunque conto che Roma non era una città vergine dal punto di vista criminale. La cocaina, ad esempio, anche prima dell'avvento dei marsigliesi, a Roma scorreva a fiumi. Attraverso il traffico di droga, le rapine e le estorsioni, la banda delle 3B diventò l'anello di congiunzione tra i delinquenti di strada e le gang sudamericane già presenti in città. E la malavita romana cambiò sotto i nostri occhi. La criminalità romana era una criminalità, diciamo, di bassa lega, molto marginale, periferica. Non era organizzata e non conosceva quel modo di vita che viene importato da Marsiglia. Ancora c'era il mito del saccagno, del coltello, le questioni si risolvevano a coltellate, il cacafuoco, la pistola era considerata con disprezzo, perché c'era ancora questo retaggio dei bulli di fine secolo, l'uomo decore, ed erano divisi sostanzialmente in paranze, cioè piccoli gruppi di rapinatori, biscazzieri, molto strozzinaggio, un po', anche se non è mai stato un affare in grande stile, ma di sfruttamento della prostituzione, scammesse clandestine, contrabbando di sigarette che ancora andava forte, ma sostanzialmente divisi per quartiere. Berenguer, Bergamelli e Bellicini portarono a Roma carisma e sfrontatezza. E mentre il terrorismo politico metteva in ginocchio il paese, i marsigliesi sembravano vivere su un altro pianeta.
io sono gangster, quindi locali notturni, macchine di lusso, droga, belle donne, champagne. Diceva: vivere in fretta, morire giovane e avere un bel cadavere. Viver assetati di soldi per le strade della dolce vita, pirati che giocavano a fare il gentile. Motto era: i soldi rubati non si contano, e spendevano e spendevano. Facevano notare perché camminavano, c'erano due Ferrari, nove fiammanti che giravano a Roma, e erano due marsigliesi. L'idea comunque che i soldi non siano semplicemente qualcosa che vada accumulato, ma anche speso per fare una bella vita. Finalmente osservare questi boss in disarmo dentro le gabbie, un po' appesantiti ma ancora con la faccia da duri, forse ancora convinti che chi li aveva protetti li avrebbe sottratti a una dura condanna. Le loro donne fuori con gli occhiali scuri, ancelle sacrificali, chiamate in causa come complici e fiancheggiatrici. I marsigliesi non hanno saputo trasformarsi in criminalità in colletto bianco, con la cravatta. Ci vogliono soldi per fare una cosa del genere, da investire. E loro soldi non ne avevano più. Il massimo del riciclaggio allora era comprare una boutique e metterci dentro l'amante. Le prime sentenze arrivarono nel 1979. Per i sequestri, le rapine e gli omicidi furono condannati a vario titolo tutti gli appartenenti alla banda, tra i quali Bergamelli e Bellicini. Berenguer fu condannato per il solo possesso di armi e soltanto in appello fu riconosciuto colpevole, anche per Piazza dei Caprettari e per gli altri delitti. Tra gli assolti ci furono Francis Turatello e Danilo Abbruciati, che furono poi incriminati per altri reati. Quella fu l'ultima volta che li vidi, l'ultima volta che sorrisero, beffardi, dietro le sbarre, forse ancora ignari del destino che li attendeva. Non seppero fare quel salto di qualità, ma perché secondo me nessuno di loro prevedeva di vivere a lungo. Il primo a morire fu Francis Turatello, nel 1981, ucciso in carcere da Pasquale Barra, detto O Animale, che lo pugnalò e addentò le sue viscere in segno di spregio. E puntavamo le pistole dai cavalli a dondolo, bang bang. Il 27 aprile del 1982, Danilo Abbruciati fu freddato a Milano mentre cercava di compiere un attentato ai danni di Roberto Rosone, vicepresidente del Banco Ambrosiano, per conto di oscuri mandanti. Quella del 1982 fu l'ultima estate per Albert Bergamelli. Era nel carcere di Ascoli Piceno, quello dove comandava Raffaele Cutolo. Fu sgozzato sotto gli occhi di tutti, per mano di Paolo Dongo, un detenuto comune. Correvamo per i prati. La stessa sorte toccò anche a Jacques Berenguer, che morì senza mai uscire di prigione a Nizza nel 1990. Un delitto misterioso che non finì neanche sulle pagine dei giornali. Bang bang, chi ha il cuore colpirà. Lallo Lo Zoppo invece non ha mai smesso di fare il bandito. Sbendarti, uscire, ti vengono a prendere. Un miliardo e 300 milioni, signor Bulgari. In gioielli o in contanti? Non le posso rispondere a questo. Le posso chiedere se l'ha minacciata, prima di rilasciarla, di non parlare o di non dire cose del genere? Sono stato minacciato di non dire certe cose. Ecco, che impressione le han fatto? Cioè, era gente ad un certo livello o quella che viene considerata la manovalanza del crimine? Manovali.
la manovalanza, o criminale o non, o terroristica, aveva capito che era un sistema formidabile per fare soldi. Quindi secondo lei, o comunque secondo la sua impressione, c'era qualcuno dietro? C'è alcun dubbio. Alla identificazione della prigione, gli inquirenti sono arrivati tramite la descrizione dello stesso Bulgari che in base... La matrice del sequestro Bulgari non è mai stata chiarita. L'unico legame con i marsigliesi era Tiberio Cason, un pregiudicato coinvolto anche nella rapina di Piazza dei Caprettari. Ma ad essere condannato fu soltanto un uomo, estraneo alla banda. Non siamo mai riusciti ad avere la prova che costoro fossero gli stessi autori dei sequestri che invece erano stati accertati. Ma in filigrana sembrava intravedersi un marchio di fabbrica. E da quel momento i marsigliesi capirono che con i sequestri si rischiava molto meno. I marsigliesi avevano capito che a Roma c'era una quantità di persone con una disponibilità economica notevole e decisero di impiantare una vera e propria industria del sequestro. Il primo sequestro dei marsigliesi avvenne il 10 giugno 1975. Fu quello di Amedeo Ortolani, figlio di Umberto, presidente della Voxon e uomo ombra della P2 di Licio Gelli. Ma questo ancora non si sapeva. Tanto c'era quasi sempre un basista. La vittima veniva sorvegliata, c'era una fase di pedinamento, eccetera. Poi c'era l'aggressione di un gruppo di fuoco che prelevava la vittima, la metteva su una macchina, la portava in un primo nascondiglio e molto spesso l'azione del primo gruppo di fuoco finiva lì. Successivamente l'ostaggio veniva trasferito in un altro nascondiglio e la trattativa gestita dai veri sequestratori, da quelli che avevano ideato il piano iniziale. Dopodiché c'era un periodo di silenzio, un lungo periodo di silenzio, poi la prima telefonata che... Soprattutto la Camorra, hanno sempre avuto basi molto forti a Marsiglia. Cosa Nostra capisce che il grande affare non è più solo quello della distribuzione della droga, ma della raffinazione, per cui i marsigliesi, i chimici marsigliesi vengono importati in Sicilia per aprire le raffinerie. Ma c'era un uomo che aveva capito tutto, il giudice Pierre Michel, che aveva collaborato con Giovanni Falcone, mettendo le mani sulla filiera della French Connection. Lo hanno ucciso per questo, nel 1981. Pare che questo giudice avesse sviluppato delle indagini che provavano l'alleanza tra la criminalità organizzata a Marsiglia e tre ambienti della società marsigliese, che sono l'imprenditoria, la finanza e la politica. Ma alle origini di questa storia no. Marsiglia era ancora la capitale della droga, il nido di una malavita a cui strizzava l'occhio perfino il cinema. Allora era veramente una terra di frontiera, cioè immaginiamo varie gang, la mala corsa, la mala locale, il sindacalismo corrotto, elementi di destra venuti dal Nord Africa, tornati dall'Algeria, era veramente campo di guerra e la malavita era assolutamente scatenata. Nei primi anni 60 ai movimenti indipendentisti algerini si contrappose anche l'Organisation de l'Armée Secrète, l'OAS, un'organizzazione paramilitare clandestina francese che annoverava tra le sue fila anche criminali comuni. In pochi anni l'OAS uccise più di 2000 persone. Molti appartenenti al milieu avevano avuto rapporti molto forti con l'OAS in Algeria ed erano sempre stati strumenti dei servizi segreti francesi. Per questo hanno sempre goduto di grande protezione. In quella polveriera che era la Francia degli anni 50 sono cresciuti i protagonisti di questa storia. Ma non era da tutti diventare un boss del milieu. Di conseguenza Berenguer, Bellicini e Bergamelli giungono in Italia perché lì non trovano spazio come avrebbero desiderato. Non riescono ad essere dei cosiddetti caid, quindi dei capi in grado di gestire il cosiddetto milieu.
Così, a metà degli anni 60, la banda delle 3B approdò in Italia. Non erano ancora il clan dei Marsigliesi, ma un gruppo di banditi vagabondi, scaltri e senza paura. Li accolse prima Torino, poi la Milano del boom economico. Il suo lavoro, perché si pensa a un bottino favoloso, invece poi i banditi se ne andranno con 400.000 lire. La somma ridicola rispetto all'impegno di uomini e di mezzi. Le guardie, rito spagnolo, e Giuseppe Marchisella tentano una reazione. Al secondo purtroppo va peggio, perché morirà qualche ora dopo, le prime ore del mattino. Segue una seconda tragedia, perché tre giorni dopo la fidanzata, che l'anno prossimo alle nozze, si uccide buttandosi dalla finestra. Terza tragedia, un ladro d'auto, un certo Tigani, Claudio Tigani, detto Topolino, che aveva procurato le macchine, perché si usavano ovviamente macchine rubate, no? Tenta di ricattarli, cioè, dice: visto che c'è scappato il morto, io rischio di più, voglio più soldi. Finisce ucciso e bruciato nella sua macchina. A Piazza dei Caprettari c'è ancora l'ufficio postale, ma nessuno si ricorda dell'agente Giuseppe Marchisella e della sua fidanzata, Clara Calabresi, vittime innocenti che vengono subito inghiottite dall'oblio. I nomi dei rapinatori invece finiscono sui giornali. Una banda in cui spiccano tre criminali dall'accento francese e dalla faccia da schiaffi. Li chiamavano la banda delle 3B. Perché le 3B? Per le iniziali dei capi: Jacques Brembert, Maffeo Bellicini, Albert Bergamelli o Bergamelli. Ma chi erano le 3B? Nuovi malviventi dalla faccia pulita o ruvidi criminali di lungo corso? L'unica cosa certa è che la rapina di Piazza dei Caprettari fu uno spartiacque per la criminalità romana, il baricentro di una storia dai contorni misteriosi, cominciata tanti anni prima e 900 chilometri più lontano da qui, dalla città eterna. A Marsiglia, il ventre marcio della Costa Azzurra. Marsiglia è sempre stata un approdo sicuro per i traffici di droga, un porto franco di commerci di ogni genere. Il nucleo di una tradizione criminale lunga decenni che da quelle parti chiamano il milieu. Marsiglia è un centro nevralgico da sempre dei traffici. Basta pensare che dal 45 al 70 c'è stata la famosa French Connection. I francesi hanno inondato gli Stati Uniti di eroina. La French Connection. Il valzer della droga proveniente dall'Asia che veniva raffinata a Marsiglia per essere smerciata in tutto il mondo. Per tanti anni l'Italia è stata a guardare. Per non intralciare i traffici marsigliesi, Raffaele Cutolo cambiò le rotte del contrabbando di sigarette, deviando le sue barche verso l'Adriatico. Ed è a Marsiglia che avevano imparato a raffinare la droga i mafiosi siciliani. Rapimenti di una ferocia inaudita, uccidendo senza pietà testimoni scomodi e complici infedeli. Allora Zoppa non voleva assolutamente avere nulla a che fare con la holding politico-criminale, perché non aveva la caratura. Cioè lui era una scheggia impazzita e basta, delinqueva, uccideva, sequestrava, voleva fare un sacco di soldi e non guardava in faccia a nessuno. Diventano sempre più brutali i sequestri, molto spesso affidati per la detenzione, per esempio a manovalanza sarda. Le donne purtroppo quasi sempre violentate e si allungano i tempi. Sono stati sequestri di un anno e quattro mesi, sequestri di due anni, una cosa pazzesca. Tra coloro che finirono sequestrati dalla banda di Lallo De Santis ci fu anche chi non tornò mai a casa, come l'imprenditore Giovanni Palombini o la giovane Antonella Montefoschi. Lallo Lo Zoppo fu catturato nel 1981 nell'operazione che portò alla liberazione della piccola Mirta Corsetti. È l'interregno nel quale può succedere di tutto e quindi, diciamo, sequestri anche di bassa lega, molti soltanto per un giorno, che non sono mai stati denunciati. Il sequestro molto particolare fu quello di Giovanna Amati, figlia del re del cinema, che fu sequestrata giovanissima, cioè aveva 17 anni o 18, da questo gruppo, che era un gruppo spurio dei marsigliesi, che faceva parte questo Jean-Daniel Nieto, che era un personaggio pazzesco. La giovane è stata sequestrata ieri sera prima delle 20
da tre persone davanti all'ingresso della sua casa in via dei Villini nel quartiere Nomentano. Uno della banda aveva fatto una telefonata da una cabina telefonica che stava al Circeo, per cui siamo riusciti a risalire alla banda. C'era anche questo Daniel Nieto che percepì un miliardo, però Daniel Nieto non venne identificato mai durante le indagini iniziali. Era ancora il 1978 e quello di Giovanna Amati fu un sequestro di cui si parlò a lungo, anche perché fu compiuto a febbraio e andò avanti per 2 mesi in un periodo in cui l'Italia viveva con angoscia i giorni del rapimento Moro. O qualcuno ha garantito loro in qualche modo, quindi in quei momenti, in quel tragitto non c'era polizia, ma in quei giorni l'Italia era veramente sotto assedio, c'era l'esercito per le strade, c'era il posto di blocco, era una situazione complicata. Loro invece tranquillamente rischiano. La gente si domanda, ma che cos'è un sequestro di persona per chi lo vive? Ma diciamo che è un'esperienza agghiacciante. È qualche cosa che ti piomba addosso da un momento all'altro, qualche cosa a cui tu non puoi porre resistenza. This is Great Big Story.